Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video story time. Come ho anticipato qualche giorno fa sul mio profilo Instagram, se non mi seguite rimediate subito, mi trovate come la maledetta Feliz, ci tengo molto a far crescere quel social, quindi grazie in anticipo. Ho detto che ho un grande amore per le crostate, mi sono sempre piaciute e rientrano tra i miei dolci preferiti. C'è un episodio abbastanza curioso, anzi in realtà due episodi abbastanza curiosi inerenti appunto a questo dolce tanto buono. Beh, c'è da dire che la mia preferita in assoluto è quella di albicocche, finalmente ho imparato a farla bene dopo anni e anni di tentativi, dopo che una mia amica che è bravissima in cucina mi ha dato la ricetta della sua pasta frolla che non molerò mai perché squadra vincente non si cambia e ok, quindi io ho sempre amato le crostate, ho sempre voluto imparare a farle, mi sto esercitando sempre di più a farle meglio e dico, vabbè, a me le crostate moderne non è che fanno impazzire, preferisco quelle tradizionali dalla forma a graticola, appunto. Ecco, quindi andiamo all'episodio curioso. Io ricordo che era il compleanno della mia nonna paterna e appunto aveva questa grande crostata quadrata, mi pare che fosse di ciliegie. Sì, perché la marmellata era scura, non era una marmellata chiara e niente, l'aveva divisa e quant'altro. Io ne avevo chiesto una fetta in più e mi aveva fatto un sacco di storie per darmene un altro po', non so per quale ragione, perché ero molto piccola, quindi non posso ricordare bene il motivo, ma mi ricordo che me la presi parecchio perché non me la voleva dare ed era lì a centellinare la fetta di torta. Adesso non mi ricordo bene appunto l'episodio, perdonatemi per questo, ma mi ricordo l'arrabbiatura che provai perché non voleva darmi una fetta in più. Probabilmente, non lo so, doveva darla ad altri, adesso non mi ricordo, però ovviamente quando si è bambini non si ha la stessa maturità degli adulti, però mi rimase impressa questa arrabbiatura e da lì mi sono promessa che le crostate avrei imparato da sola a farle. Infatti adesso sono io colei che le dà agli altri e a chi voglio. Infatti poi io spesso e volentieri mi cerco le ricette delle crostate perché proprio mi piace farle. Vabbè, a parte quella di albicocche, poi qualche giorno fa ho fatto quella di fragole, buona anche quella, infatti ho detto no, vabbè, ma dai, ma la faccio perché ho questo barattolo di marmellata in casa da finire, la faccio invece poi me ne sono fatta fuori tre fette. E quindi ho detto vabbè, la mettiamo in lista perché è veramente buona. Poi un'altra crostata che mi piace un sacco che dovrò rifare, quella con la frolla al cacao e la crema pasticcera al cioccolato, che anche quella è buonissima e va sempre a ruba quando la faccio. E quindi questo è quanto. Il secondo episodio riguarda sempre una mia zia. Non entrerò troppo nei particolari perché preferisco non dare importanza a determinate persone, però appunto mi ricordo che fece questa crostata al limone, ma la tenne da parte per gli altri parenti suoi. Però poi diciamo che nella vita i ruoli si sono invertiti perché una sua parente adesso mi sta ronzando intorno. Non entro neanche qua nei particolari perché non merita importanza, però ovviamente questa persona l'ho esclusa dalla mia vita ed è bene che sia così. Al momento preferisco non entrare troppo nei particolari, comunque parlando anche di questo mi è venuta l'ispirazione di fare anche la crostata al limone. Potrei provare a fare anche lei, eh? Ci posso provare anche se prediligo più le marmellate e il cioccolato, però si può sempre provare. Anche perché poi ho trovato anche altre ricette di crostate, quindi quella anche con il liquore strega, anche quella non mi sembra male, perché poi quando io ho iniziato a fare le esplorazioni con Nicola, Nicola è Veneto,
E beve alcol, quindi mi ha condizionato a fare i dolci con l'alcol, quindi non li disdegno per nulla. Fa niente che una sera, quando ero tornata a casa, che ero già mezza brilla, mi sono mangiata della mousse al cioccolato e mi ero scordata che avevo messo dentro il liquore, quindi olè, fino alla mattina dopo ero mezza rimbambita. Quindi questo è il motivo per il quale io amo così tanto le crostate, perché è stata come una mia rivincita su mia nonna che non mi aveva voluto dare quella fetta di crostata in più. Adesso io me ne faccio quante ne voglio di crostate. E appunto sono io quella che le dà agli altri, sempre se vuole, però più delle volte sì, perché vabbè, ogni volta che vado a fare Urbex le regalo. Sì, principalmente se le mangiano i compagni di scorribande Urbex, però appunto accetto volentieri le ricette delle crostate, possibilmente con cioccolato e quant'altro, perché quelle, per esempio, con le mele le aborro. Perché se io amo tanto le crostate, invece odio con tutta me stessa i dolci con le mele, proprio mi rifiuto di mangiarli. Strudel di mele, la tarte tatin, no. Proprio mi rifiuto di mangiarle, ma anche la classica torta di mele. Io la so anche fare, la so anche fare bene, ma se me la chiedono, io la faccio, ma non l'assaggio. Cioè, la faccio perché appunto mi viene chiesta, magari devo fare un regalo e alla persona piace la torta di mele, allora gliela faccio, ma io mi rifiuto proprio di mangiarla. Cioè, se un dolce ha le mele, io mi allontano, non ne voglio proprio sapere di mangiarlo. No, 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 via, 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 la cremina, via, via, mi spiace, ma no. Questo è il motivo per il quale io sto sempre così appresso alle crostate. Diciamo sì, sono quei pseudotraumi infantili, perché vabbè, i traumi sono ben altri, però ricordo molto bene questo episodio che litigai addirittura perché mia nonna non mi voleva dare quel pezzo di crostata. Che poi ora non ricordo chi l'avesse fatta o quant'altro, non me lo ricordo davvero perché ho proprio il lapsus, sono passati tantissimi anni, però mi è rimasta questa cosa della crostata, e tanto che ho insistito, che ho imparato a farle bene e voglio ancora migliorare, sì, voglio ancora migliorare, perché cioè, le crostate sono proprio nella mia lista dei ricettari, proprio io ho anche il mio ricettario scritto a mano dove segno tutte le ricette che preferisco. Appunto c'è la pasta frolla, che appunto ha determinati ingredienti e appunto la mia amica mi ha detto fai la pasta frolla così e vedi che non sbagli. Infatti la faccio sempre con quella ricetta e non sbaglio mai. Adesso quasi quasi mi avete fatto venire voglia di cercare nuove ricette sulla crostata. Se voi ne avete, scrivetemelo e tutto quanto, che poi tra l'altro la pasta frolla adesso ho anche imparato a impastarla a mano senza danneggiarla, perché durante il secondo lockdown il mio robot da cucina, mentre stavo facendo la crostata al Kinder, si è bloccato. Quindi avevo gli ingredienti all'interno dell'elettrodomestico, mica li potevo buttare. Mi sono messa a impastare a mano e in pochi minuti ho avuto la pasta frolla. In quel momento ho avuto la consapevolezza che ero pronta a fare le crostate a mano senza bisogno di elettrodomestici o quant'altro. Tant'è che poi ho portato il robot da cucina all'assistenza Bosch perché era ancora in garanzia e la signora mi ha detto: guarda, la pasta frolla per questo prodotto non va bene, meglio un'impastatrice. E vabbè, infatti ho seguito il suo consiglio e impasto a mano allegramente. Sì, mi piace impastare a mano la pasta frolla. E nulla, quindi spero di avervi tenuto compagnia con questo piccolo aneddoto sulla crostata e ci vediamo al prossimo video.